Sassari crocevia della realtà penitenziaria nazionale per 2 giorni, il 14 e il 15 giugno. Sarà il punto di riferimento per il mondo dal carcere. Dentro e fuori è il titolo del workshop organizzato dal Polo Universitario Penitenziario dell'Università di Sassari. L'evento si terrà nelle aule Segni, Cossiga e Mossa del Dipartimento di Giurisprudenza in Viale Mancini e occuperà interamente le giornate di venerdì e sabato dalle ore 9. Il menù è ricco grazie al coinvolgimento di associazioni, ordini professionali, case editrici che contribuiranno a dar vita ad una manifestazione polifonica in cui nessuno insegna o impara soltanto, ma nella quale tutti i partecipanti si contaminano a vicenda, afferma il delegato rettorale del Polo Universitario Penitenziario Emanuele Farris. Con l'intento di creare o rafforzare utili sinergie che facilitino i processi di reinserimento dei detenuti. L'Università di Sassari porta avanti con decisione una strategia basata su 3 pilastri, ribadisce il rettore Massimo Carpinelli, dove accanto ad innovazione ed internazionalizzazione diamo un peso notevole all'inclusione. Si è svolta nella Basilicata dei Santi Martiri Turitani la celebrazione conclusiva della Fecchia Manna. Il legame di fede che unisce Sassari a Porto Torres e a tutta la Sardegna è stato rinnovato e reso ancora più saldo. La festa dei martiri ci invita a rileggere con fede la storia passata e del futuro della nostra Chiesa particolare. Così esordiva l'arcivescovo Gianfranco Saba nell'omelia. Un passato ed un futuro scritti con l'inchiostro dello Spirito. Un itinerario di uomini e donne che sotto la luce dello Spirito Santo hanno confessato la fede nel Cristo morto e risorto, hanno testimoniato l'adesione al Vangelo, hanno offerto la loro vita imitando Cristo non in modo esteriore, ma coinvolgendosi personalmente fino alla piena donazione di sé, fino ad oggi e oltre. Lo Spirito Santo apre la nostra esistenza personale, ecclesiale e sociale ad alcune importanti sfide. Sfide che in più circostanze Papa Francesco ripropone alla Chiesa e all'umanità. Proviamo a ricordarne qualcuna importantissima, l'armonia dentro l'uomo. E con queste parole, accolte anche dal sindaco di Sassari, Nicola Sanna, e dal primo cittadino di Porto Torres, Sean Christian Wheeler, il rito della consegna delle chiavi del tempo, della dimora di tutti, ha sigillato ancora una volta il progetto di una concordia diffusa, di una condivisione visione del futuro da costruire insieme, tra città vicine, tra istituzioni amiche, tra l'uomo e Dio. Sono Emiliano Achenza, vicepresidente del Circolo Schermistico Sassarese. Siamo qui a Ploaghe, nel bellissimo palazzetto dello sport che il Comune ci ha messo a disposizione per il campionato regionale di spada, assoluti, categoria assoluti, maschile e femminile. E oggi onoriamo anche la memoria del commendator Enrico Mollicca, è stata una figura molto importante per il movimento schermistico sardo, non solo sassarese. E soprattutto per quanto riguarda il circolo schermistico Brigata Sassari, è un memorial che viene riproposto annualmente e quest'anno è capitato a noi l'onere e l'onore soprattutto di organizzarlo. E questa è una gara molto importante perché è la spada, notoriamente in Sardegna è probabilmente l'arma principe, l'arma più importante, diciamo, quantomeno ha un movimento al movimento più numeroso. Plan. Ask me where I come from, I'll say a different land.
won't forget to find them. I've got no boots. Ooh.
La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati nel 2010, 2011 e 2012 due lezioni prova gratuite. Per info e iscrizioni, Piscine Lufangazzo al 328 43 320 16, sportfulltime@gmail.com oppure contattare le Piscine Latte Dolce al 342 56 49 121. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, tutti i giorni alle ore 16, alle 18.30 e alle 23, il mercoledì e il venerdì in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angeli di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraleitangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari. Puoi anche iscriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. TG Informazione ed Approfondimento, orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, e in onda 24 ore su 24 sul canale 115 di Libera TV. Sporting Pio X Country Club Clubhouse organizza sabato 15 giugno 2019 dalle ore 10 la Festa della Birra alla Spina, food truck, birra alla spina, cibo di strada, pane e dolci tipici sardi, intrattenimento musicale per tutta la serata. Icnos, i sardi si incontrano per lasciare un'impronta, i suoni della solidarietà, a Sedilo il 16 giugno 2019 presso il Santuario di San Costantino dalle ore 15.